troveremo altri accordi in scala, cominciando da una posizione di base sugli accordi di Re. Quindi se posiziono Re maggiore troverò altri accordi maggiori, se posiziono il Re minore altri accordi minori e se posiziono gli accordi di Re settima altri accordi di settima. Cominciamo dal Re maggiore. Solitamente utilizzo l'1, il 2 e il 3 per posizionare il Re maggiore, ma per poter procedere in scala e trovare altri accordi dovrò mettere altre dita. Quindi il secondo dito premerà il secondo tasto della terza corda, che è un La. Il terzo dito preme il secondo tasto della prima corda, che è un Fa diesis, e il quarto dito preme il terzo tasto della seconda corda, che è un Re. Ecco, abbiamo il nostro Re maggiore, ma con altre dita. Questo perché il dito 1 deve rimanere libero. Deve rimanere libero perché se vado avanti di un tasto, con questa posizione di Re maggiore, avanti tutto di un tasto, anche la corda vuota Re dovrà andare avanti di un tasto, quindi da 0 passerà a 1. Ecco che qui il primo dito premerà il primo tasto della quarta corda e dà il nome al prossimo accordo, Re diesis. Se sappiamo la scala cromatica sulla quarta corda, darà il nome a tutti questi accordi che troverò adesso. Per esempio, questo Re diesis, o meglio Mi bemolle, che sapete che Re diesis si può chiamare anche Mi bemolle. Se vado avanti ancora di un tasto, l'1 premerà il Mi, il secondo tasto, e quindi ecco la posizione di Mi maggiore, sempre utilizzando quattro corde, tutti questi accordi che sto facendo sempre dalla quarta corda in giù. E abbiamo fatto Mi maggiore. Quindi il dito 1, che corrisponde a Mi, secondo tasto, quarta corda, dà il nome a questo Mi maggiore. Vado avanti ancora di un tasto, tutta la posizione avanti di un altro semitono, un tasto, e il dito 1 corrisponde a Fa, terzo tasto, quarta corda, quindi Fa maggiore. Ovviamente è una posizione un pochino più scomoda rispetto al Fa maggiore solito in prima posizione con il barre al primo tasto, ma è per conoscere anche queste altre posizioni. Da Fa maggiore vado avanti ancora di un tasto e diventa Fa diesis maggiore fino a Sol maggiore. Quindi l'1 corrisponde al quinto tasto della quarta corda e ovviamente la posizione di Re maggiore iniziale si sposta sempre avanti di un tasto alla volta. Quindi da Re abbiamo fatto Re diesis, Mi, Fa, vedete che da Mi a Fa non c'è il diesis di mezzo o il bemolle, poi da Fa, Fa diesis, siamo arrivati a Sol, quindi Sol maggiore, e potrei andare avanti ancora, Sol diesis, La, La diesis, eccetera. Così abbiamo visto degli accordi maggiori oltre la prima posizione. Se posiziono il Re minore, troverò altri accordi minori. Lo stesso nome di prima, ma in minore. Quindi da Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis saranno tutti minori. Dovrò utilizzare queste dita però. Sul primo tasto della prima corda dovrò usare il secondo dito. Quindi secondo dito, primo tasto, prima corda. Quarto dito, terzo tasto, seconda corda, che è un Re. E terzo dito, secondo tasto, terza corda, che è un La. Eccolo qui. Da questo Re minore, sempre dalla quarta corda in giù, stesso discorso di prima che ho fatto con quelli maggiori, vado avanti di un tasto
tutta la posizione di re minore la sposto avanti di un tasto e col dito 1 premo il primo tasto della quarta corda, che è un re diesis, quindi re diesis minore. Vedete? Da re minore, sentite? Da re minore, re diesis minore, avanti ancora di un tasto, diventa mi minore. Infatti il primo dito corrisponde al secondo tasto della quarta corda, che è un mi minore. Ecco, il dito 1 può premere soltanto quella corda, soltanto la quarta corda, come ho detto fino adesso, ma se siete più comodi potete posizionare anche un piccolo barré di quattro corde, se vi è più facile suonare queste posizioni. Andando avanti di un tasto, l'1 corrisponderà al terzo tasto della quarta corda, quindi un Fa, ovviamente si è spostata tutta la posizione in avanti del Re minore, e diventa Fa minore. Avanti di un tasto, ancora diventa Fa diesis minore. E così pure andando avanti ancora. Al quinto tasto della quarta corda corrisponde l'1 e di conseguenza tutte le altre dita avanti di un tasto. Ogni tasto è un semitono, lo sapete. E abbiamo Sol minore. E potrei andare avanti. Ora guardiamo il Re settima. Re settima, solitamente fatto, posizionato col dito 1, 2, 3, come gli altri accordi di stesso ragionamento, dobbiamo cambiare le dita della mano sinistra per tenere libero l'1, per utilizzarlo per procedere in scala. Quindi il dito 2 preme il primo tasto della seconda corda, che è un Do. Il dito 3 preme il secondo tasto della terza corda, che è un La, e il mignolino preme il secondo tasto della prima corda, che è un Fa diesis. E abbiamo il nostro Re settima fatto con altre dita. E qui stesso ragionamento, se vado avanti di un tasto, la posizione di Re settima la porto avanti di un tasto, il dito 1 da 0, corda vuota, premerà il primo tasto della quarta corda, Re diesis. Ecco qua il nostro Re diesis settima, o meglio, solitamente chiamato Mi bemolle settima, che sapete che è gli stessi tasti. Se vado avanti ancora di un tasto, l'1 corrisponderà a Mi. Ed ecco qua Mi settima. Ecco, un Mi settima fatto diverso dal solito Mi settima che si fa in prima posizione. Si procede avanti ancora di un tasto e arrivo a Fa settima. Così pure se vado avanti ancora di un tasto, da Fa diventa Fa diesis. Infatti l'1, primo dito, che sta premendo in questo momento il quarto tasto della quarta corda, è un Fa diesis, quello che dà il nome a questi accordi di settima. Ecco l'importanza di conoscere la scala cromatica su ogni corda, perché in questo momento sto tenendo in considerazione la scala cromatica sulla quarta corda. Così pure da qui, se vado avanti ancora di un tasto, l'1 corrisponde al quinto tasto della quarta corda, che è un Sol, e quindi Sol settima. E potrei procedere ancora da Sol diesis, La diesis, eccetera, eccetera. Bene, detto questo, abbiamo visto altre posizioni per trovare altri accordi oltre alla prima posizione in modo semplice, con un semplice ragionamento. Buono studio!